per inginocchiarsi di fronte a un mucchietto di pietra? Posso fare una domanda? Prego. Proprio elementare, forse. Ma questa gente è realmente vissuta? Allora, di questi popoli qui parlano anche altre iscrizioni, quindi sono, per esempio, di questi qui c'è la stele di un loro re, il re Mesha, che racconta delle cose e racconta delle... Non siamo sicurissimi, soprattutto non solo di questo, ma neanche di questo. Anche perché Ishaku nelle lingue accadiche significa principe o governatore. E quindi poteva essere il nome in realtà di un governatore. A prescindere dal nome che possiamo anche. Ma, cioè, come persone. No, no. C'è qualche cosa che. Ritorno a quello che dico dall'inizio: facciamo finta che siano esistiti. Che sei dimenticato. Cioè, la base è sempre quella. La base è sempre quella: facciamo finta che siano esistiti. Cioè, allora. Mi dite che questo è il racconto ispirato da Dio, vado almeno a vedere che cosa c'è veramente scritto in quel racconto lì. Almeno quello, al di là di quello che mi raccontate, vado almeno a vedere quello che c'è scritto, consapevole che potrebbe essere tutta una balla colossale. Ok? Ma siccome mi dicono che è quello vero, io faccio finta che sia vero. Però dico, se faccio finta che sia vero, le cose che vengono fuori sono queste, non quelle che mi raccontate. Questo è importante. Almeno questo. Cioè, c'è un doppio passaggio, no? Prima faccio finta che sia vero, e poi cerco almeno di capire cosa c'è scritto, perché se no... Allora dicevo, che questi qui no, lo tradivano con questi, ma anche lì, cioè uno che ha guardato in faccia Dio, che gli parla continuamente, che gli ha dato da mangiare, che ha camminato con Dio, che è stato aiutato da Dio, lo lascia per inginocchiarsi di fronte ad un mucchietto di pietre? È ovvio che loro sapevano bene che Baal Peor, piuttosto che Chemosh, piuttosto che Milcom, piuttosto che Baal Zavu, piuttosto che eccetera, erano reali tanto quanto Yahweh, e in qualsiasi momento ci si poteva rivolgere a loro. Per esempio Baal Peor, una cosa curiosa, Dunque Peor, questa radice qui, par, è o far, è una radice che indica il esporre gli organi sessuali. Tant'è che questo qui chiedeva rapporti sessuali. Allora, mentre invece di Yahweh la Bibbia dice che era un ish milchama, cioè un uomo di guerra. Allora potevamo avere uno che diceva fate l'amore non fate la guerra e l'altro che invece faceva la guerra. E quindi allora questi qui si rivolgevano a questo. Ma tra l'altro Baal Peor, allora quando la teologia ha elaborato ovviamente l'idea monoteista per cui Yahweh è diventato Dio, allora tutti gli altri, cioè Chemosh, Milcom, Melkart eccetera, che cosa diventano? Diventano gli avversari di Dio e quindi i diavoli. Sapete che cos'è diventato Baal Peor? Belfagor. Baal Zavuv è diventato Belzebub. Cioè nel momento in cui inventano Dio, inventano i diavoli. Prendendo i nomi da questi qui. E la costruzione diventa apparentemente perfetta. Poi uno ci fa dei ragionamenti sopra, da ignorante, dice vabbè andiamo almeno a leggere, e capisce che le cose sono leggermente diverse. È chiaro questo concetto? Sì. Bene. Poi semmai parliamo della gloria. Però una delle cose che, dunque, a proposito di invenzioni, tra le, nel libro di Oliano della Bibbia, per esempio, tra le tante cose, ho dedicato un capitolo visto che parliamo di diavoli, a documentare come Satana nell'Antico Testamento non esista. Parte di questa esegesi ebraica che mi, diciamo, non mi risparmia nulla, e, tra l'altro era nato adesso sì, quasi due anni un sito che si chiama Confutazio, cioè critica sistematica ai lavori di Mauro Biglino. Fa solo quello, non è una battuta, eh? Cioè è nato per fare quello e fa solo quello. Comunque all'interno, siccome poi l'esegese ebraica insomma
certe cose è costretta ad ammetterle. Il capitolo sul Satan, Mauro Biglino lo ha egregiamente trattato e su ciò gli facciamo i nostri migliori complimenti. Cioè, Satana non esiste. Comunque, Belfagor, Belzebù. Com'è? E si è stato inventato lì. Esattamente. Su varie cose Mauro ha ragione, la Bibbia, come gli afferma, non è un libro di religione. Tra le tante stupidaggini che dico è che la Bibbia parla di ingegneria genetica. Che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Da sempre. Non avevo dubbi che lo sapessero da sempre. Ci fai qualche esempio? Com'è? Ci fai qualche esempio? Sì, sì. Ma noi no, però. Eh? Noi non lo sapevamo. Perché non lo dicono. Ed è per questo che si arrabbiano, perché non bisogna dirlo. È lì il fatto. E invece non lo diciamo. Allora, tra le tante cose, c'è quella che questi Elohim, adesso qui vediamo una cosetta che farà arrabbiare un po' di più, volevano annusare il fumo del grasso bruciato. Annusarlo. E si facevano preparare il grasso in, parliamo di Yahweh. Si faceva, vi leggo le traduzioni della Conferenza Episcopale Italiana, Levitico 3:3-5. Si faceva preparare il grasso in un modo particolare. Di questo sacrificio che offrirai come sacrificio consumato dal fuoco in onore di Yahweh, il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso, il grasso attorno ai lombi, al lobo del fegato che distaccherai dal di sopra dei reni. Quindi indicazione di macelleria precisa. Voglio quel grasso lì. E quel grasso lì non doveva essere mangiato, ma doveva produrre fumo che lui doveva annusare. Ed era talmente importante, Levitico 7:25, che dice che chiunque mangerà il grasso di animali che si può offrire consumato dal fuoco a Yahweh sarà eliminato dal suo popolo. Cioè, se ne beccate uno che usa quel grasso lì, che aspetta a me, lo ammazzate. E lui lo doveva annusare. Perché? Perché dice la Bibbia che quel grasso lì era per loro Nicoach, che vuol dire lenitivo, calmante, rilassante. Quindi annusavano e si calmavano. Allora, quando io ho scritto, e qui ho pubblicato anche uno studio medico dal quale si capisce perché si calmavano, uno studio che mi ha dato un medico sumerologo, allora, quando ho pubblicato quella roba lì, ovviamente, come potete immaginare, il fatto di dire che Dio annusava fumo e si calmava, allora hanno detto che Biglino si inventa le traduzioni. Allora poi io nelle conferenze ho cominciato a far vedere la pagina, ormai tutta andata, di uno dei dizionari più importanti di ebraico biblico, curati da 3 rabbini americani, dove si dice che Nicoach ha esattamente questi, e solo quei significati lì, e citano addirittura gli stessi versetti che cito io. Però, se noi prendiamo Numeri 28, Numeri 28, scopriamo una cosa interessante, molto interessante, che non c'era mica soltanto il grasso. Intanto capiamo qualcosa sul grasso, e poi non c'era mica soltanto il grasso. Numeri 28, versetto 1. Yahweh disse a Mosè: ordina ai figli di Israele e di loro, avrete cura di presentarmi al tempo stabilito le offerte a me dovute e il mio cibo, che gli dovevano dar da mangiare ovviamente, sotto forma di sacrificio consumato col fuoco in... Allora loro hanno detto, Biglino si inventa le traduzioni dicendo che quel fumo li calmava, sotto forma di sacrificio consumato col fuoco in profumo soave che mi placa. Cosa c'è scritto lì? Qui c'è scritto, fatte mediante il fuoco quale odore riposante per me. È il loro tempo fissato. Nel capitolo 28 e 29, che quel fumo lì lo placasse, è scritto 10 volte. Quindi. Nelle Bibbie che abbiamo in casa. Versetto 7.
insieme alla sua libazione, e qui si arrabbiano molto, libazione, un quarto di hin per ciascun agnello. Versa nel luogo santo la libazione di bevanda inebriante a Gerona. Ok. Uno lo legge così e tutto scorre. Inebriante. In ebraico... Shekher. Nei dizionari etimologici curati dai rabbini, come quello curato da Rav Matthiahu Clark sulla base degli studi di Rav Solomon Raphael Hirsch, lo dico per chi sentirà le conferenze su YouTube, questa radice qui, sapete cosa vuol dire? Ubriacarsi e intossicarsi. Allora lì c'è scritto che voleva le bevande alcoliche ubriacarsi e intossicarsi. To be drunk and intoxicated. C'è scritto nei dizionari. Annusava il fumo, non solo lui, non solo lui, tutti loro. E voleva questo tipo di bevande. Tra l'altro, questo tipo di bevande erano proibite da lui espressamente per i sacerdoti. Cioè i sacerdoti che salivano a lui a portargli non dovevano bere, ed erano proibite anche per i nazirei, che erano quelli, diciamo, dedicati a un servizio speciale. Dio. Lì è scritto bene, inebriante, ma inebriante già rende, è che uno non ci pensa, ma inebriante già rende il significato. Se poi andiamo a vedere il significato originale della radice... Si stordiva. Era un sessantottino. Non lo so, non lo so. No, prima faceva quello e poi. Ma tra l'altro, di questa roba qui abbiamo pure conferma nelle tavolette sumero-accadiche, tradotte non dai sumerologi alternativi, ma dai sumerologi accademici, tipo Bottero Kramer, tipo Römer, tipo Van Dijk, tipo Pettinato. I quali ci raccontano, cioè traducono le tavolette sumero-accadiche, dove si dice che quelli lì, cioè i corrispettivi sumero-accadici degli Elohim, cioè gli Anunna o Anunnaki, perché così si chiama, so qualcuno di voi sicuramente, no? L'abbiamo letto. Benissimo. Amavano bere birra e si alteravano con la birra. E c'è un racconto, per esempio, che si chiama La sfida tra Enki e Nilma, che era la, come dire, il medico biologo ingegnere molecolare degli Anunna Anunnaki, dove dice che al termine di un banchetto dove avevano bevuto molta birra e avevano il morale molto alto, cioè alticci, si sfidano, ed Enki dice a Ninma: allora tu che sei in grado di produrre quegli esseri viventi, producine pure di qualunque tipo e comunque tu li faccia, io gli trovo una collocazione. Si sfidano, alterati dalla birra. Lì c'è scritto che lui voleva bevande inebrianti. Se questo è il libro ispirato da Dio, andiamo almeno a leggere cosa c'è scritto. Alla faccia del libro sacro. La Bibbia non è un libro sacro. E quindi il fatto che si placasse nei capitoli 28 e 29 di Numeri è scritto 10 volte. Lo dice lui. Mi placa. Perché nelle Bibbie che abbiamo in casa. Quello è lo stesso fumo che li ha convinti a riscendere dopo il diluvio? Sì, non a riscendere dopo, sì, non a discendere, ma dopo il diluvio, quando appunto Mosè, Noè, ritrova la terraferma, prende un gran numero di animali e glieli brucia. Dice la Bibbia che lui arriva su questo olocausto e dopo aver annusato si calma e dice: mai più farò una cosa del genere. Infatti dicevo prima di questo medico funerologo.